vostra operazione trovato il cosiddetto tesoretto di Galan, ma avete trovato anche dell'altro. Sì, nella ricostruzione dei flussi finanziari abbiamo acquisito le prove dell'intestazione fittizia delle quote di una società nella disponibilità di Galan e di alcune somme che attraverso l'interposizione di alcune società italiane e alcune società in Svizzera sono stati trasferiti in un conto in Croazia. Nell'ambito di queste indagini abbiamo accurato che alcuni professionisti svizzeri avevano di fatto svolto la propria intermediazione per la raccolta in Italia in maniera abusiva di somme da parte di imprenditori veneti, i quali le avevano a sua volta affidati a società ubicate in paesi offshore per evitarne di ricondurle a loro le disponibilità finanziarie. Stiamo parlando di parecchi imprenditori veneti. Sì, parliamo di una decina di imprenditori veneti che nel tempo avevano affidato somme anche importanti ai finanzieri svizzeri affinché li investissero in attività immobiliari schermate, la cui titolarità era schermata da società ubicate in alle Bahamas, a Curaçao e in altri paradisi fiscali. Ecco, sempre di paradisi fiscali si tratta, in questi casi c'è proprio una serie di scatole cinesi, insomma, che coprono tutte le operazioni. Esattamente, queste strutture societarie servivano unicamente per evitare la riconducibilità di questi investimenti agli imprenditori veneti. Sei indagati le accuse? Le accuse sono per 4 di riciclaggio internazionale aggravato e per 2 per esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Grazie. Grazie.